Questo servizio è offerto da... Amici di Rally Dreamer, è tutto pronto per l'edizione numero 108 della corsa, la targa Florio che si snoderà sulle strade siciliane tra Palermo e le Madonie. Venite con me a scoprire questi fantastici luoghi. Il castello di Roccella sorge sul litorale di Campo Felice di Roccella, ovviamente su un affioramento roccioso a picco sulle acque del Tirreno. Quello che rimane oggi del complesso architettonico è una torre e i resti di alcune abitazioni. Ovviamente Targa Florio è anche tradizione e rievocazione. Il rally storico passa proprio dal centro di Campo Felice di Roccella. Questa è Piazza Garibaldi. Ci troviamo adesso ai piedi del monumento di culto simbolo della città di Termini Imerese, il Duomo dedicato a San Nicola da Bari, progettato a partire dal 1400, presenta quattro nicchie laterali sulla facciata dedicate ai santi Giovanni Battista, Pietro Paolo e Giacomo. E siamo quindi pronti a dare il via all'edizione numero 108 della Targa Florio, valida per il campionato italiano assoluto rally e per il CRZ di zona 8. Si è fatta sentire la passione del caloroso pubblico siciliano per l'edizione numero 108 della Targa Florio, terzo appuntamento del campionato italiano assoluto Rally Sparco, in programma nel Palermitano dal 9 all'11 maggio 2024. I tifosi hanno inondato ogni metro delle prove speciali e il parco assistenza nei due giorni di gara. 73 gli equipaggi tra le auto moderne resi idonei a prendere il via della gara dopo aver passato le verifiche tecniche e sportive. 9 le prove speciali in programma nei due giorni di gara. La targa con un passaggio il venerdì in compagnia della Scillato e della Generosa e due passaggi nella giornata di sabato in tandem con i due passaggi della Scillato Polizzi e della Geraci Castelbuono per un totale di poco più di 103 km di prove speciali mitiche. Si comincia con la targa. Tutti si aspettano il duello tra Crugnola e Basso e i due non si fanno attendere. Andrea Crugnola è subito il più veloce e Gian Domenico Basso è secondo, a soli 1 secondo e 7 decimi. Terzo Simone Campedelli, in ritardo dal primo di 5 secondi e 7 decimi. Sulla Scillato Andrea Crugnola si ripete ed ancora una volta si mette davanti a tutti, ma Basso gli concede solo un decimo, tanto per chiarire all'amico rivale che anche lui sarà della partita per la vittoria finale. Terzo in prova, a un secondo, l'idolo locale, Paolo Andreucci, in forma smagliante con la sua Citroen C3. Sulla corta Generosa, valida anche come Power Stage, Crugnola vince ancora. I punti in palio al secondo se li aggiudica Marco Signor, con 9 decimi di ritardo. E Giacomo Scatolon, terzo in prova, a un secondo dal capofila. Auto in parco chiuso e piloti a dormire con la classifica provvisoria comandata da Andrea Crugnola. Basso secondo a 1 secondo e un decimo e Simone Campedelli terzo a 10 secondi e 9 decimi. Sabato mattina si ricomincia con il secondo passaggio sulla targa e la musica sembra non cambiare. Andrea Crugnola non sbaglia un colpo ed è nuovamente il più rapido ad uscire dalla prova. Gian Domenico Basso è secondo a 5 decimi e Simone Campedelli terzo a 1 secondo e 7 decimi. Sulla Scillato Polizzi, Giando si mette in piedi sui pedali della sua Toyota e prova a recuperare il suo ritardo dal primo. Vince la prova, ma Crugnola concede solo 7 decimi. Terzo in prova, Bostiano Ubel, a 4 secondi e 5 decimi, che sembra aver trovato feeling con l'assetto della sua Skoda. Sulla Geraci Castelbuono, mentre Crugnola vola e vince la prova, Basso commette un piccolo errore, che allo stop della prova gli costa 4 secondi e un decimo. Al giro di boa di metà prova, la classifica provvisoria è guidata da Andrea Crugnola, con Basso a 7 secondi e Simone Campedelli terzo, a oltre 20 secondi dal primo.
Ultimo passaggio sulla targa. Crugnola continua a battere il ferro e vince ancora. Questa volta il più vicino tra gli inseguitori è Simone Campedelli, a un secondo e un decimo. Mentre Basso, terzo, ne prende altri 2 e 4. Nella ripetizione di Scillato Polizzi è Simone Campedelli che mette tutti in riga, a cominciare da Crugnola, anche se per soli 2 decimi. Ultima fatica di giornata, il secondo passaggio sulla Geraci Castelbuono. Andrea Crugnola potrebbe amministrare il suo vantaggio, ma nel suo vocabolario la parola amministrare non è contemplata e vince anche l'ultima prova. Campedelli è secondo a 1 secondo e 1 decimo e Gian Domenico Basso è terzo a quasi 6 secondi. La competizione organizzata da Automobile Club d'Italia e ACI Palermo ha visto tornare sulle strade del mito Targa Florio non solo i protagonisti del campionato italiano Rally Sparco e della Coppa Rally di Zona per auto moderne, ma anche le prestigiose vetture del campionato italiano Rally Auto Storiche e quelle del campionato italiano Rally Auto Storiche Regolarità. Nel cuore di Termini Imerese, nella splendida Piazza Duomo, una folla di appassionati e curiosi sta aspettando il ritorno della carovana del rally. Prima di festeggiare il podio, come consuetudine per noi di Rally Dreamer TV, è arrivato il momento di dare la meritata visibilità ad ogni vincitore di classe. Una gara complessa perché c'è un rally moderno, c'è un rally per auto storiche e c'è un historic rally regularity, che è una nuova specialità molto avvincente perché con macchine storiche ma e pochi soldi ci si può divertire tanto. Risaliamo insieme la classifica assoluta e cominciamo con la casella numero 55, conquistata da Tino Pintaudi e Tonino Scaffidi, vincitori in solitaria della classe Racing Start Plus fino a 1600 di cilindrata, con la loro Citroen C2 VTS. Nicola Venuto e Giovanni Tindarolo Neri hanno portato alla vittoria di classe Racing Start TB Hybrid la loro Peugeot 207 senza poter confrontare i loro tempi con nessuno per mancanza di avversari. La classe A7 è stata preda facile per Domenico Monreale e Giuseppe Scolaro. Non avendo avversari diretti, hanno pensato bene di divertirsi e di portare sana e salva fino al palco di arrivo la loro Renault Clio RS. Fiato sospeso fino all'ultima fotocellula per decretare i vincitori della classe A5. Alla fine, anche se per soli 3 secondi, a spuntarla sono stati Giovanni Spinosa e Vincenzo Spinosa, bravi a sfruttare tutta la potenza della loro Peugeot 106 Rally. Samuele Cannarella e Mattia Cannarella hanno dispensato ad ogni fine prova manciate di secondi sui cofani delle autovetture dei loro avversari in classe N2. Alla fine il secondo di classe se lo sono messo a 1 minuto e 18 secondi dietro il paraurti della loro Peugeot 106. Bella lotta tra le culone in classe Super 1006. Il duello infinito per la coppa più alta alla fine ha visto prevalere Giuseppe Gianfilippo e Gea Daldini, naturalmente su Renault Clio. Emanuele Latorre e Giuseppe Latorre sembravano fare un altro lavoro in classe Rally 5. Imprendibili fin dall'inizio, hanno portato al successo di classe la Renault Clio RS Line con oltre 1 minuto di vantaggio sul secondo di classe. Si sono messi in posa davanti ai fotografi sul palco di arrivo, mettendo in bella mostra sul tetto della loro Peugeot 106 la coppa del vincitore. Loro sono Roberto Lombardo e Andrea Domenico Spanò, incontrastabili in classe A6. I più veloci con le Peugeot 208 aspirate della classe Rally 4 R2 sono stati Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi. Fin dai primi metri di prova speciale hanno imposto il loro ritmo gara, che si è dimostrato ancora una volta impossibile da controbattere per i loro avversari. Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi hanno calato il tris del campionato italiano Rally Sparco 2 ruote motrici, vincendo anche il terzo appuntamento. Per loro la vittoria di classe Rally 4 è una splendida 20ª piazza assoluta con la Peugeot 208 di casa Lion Team. Non poteva essere diversamente con Rally Dreamer TV sui fianchi. Non poteva che essere tanta roba. E adesso
Torniamo in Piazza del Duomo, dove stanno per salire sul podio i terzi classificati, Simone Campedelli e Tania Canton, in gara con la Skoda Fabia RS. Fatichiamo sempre un po' al primo giro a prendere il giusto ritmo, in realtà questa volta ci abbiamo provato più delle altre gare, però ancora ci manca qualcosa in quella fase di gara, e poi dopo invece, bene, dai, arriviamo ad essere competitivi, solo che in gare così sprint bisogna essere esplosivi fin da subito. Secondi assoluti Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai con la loro sorprendente Toyota GR Yaris. No, siamo contenti comunque, è stata una gara molto tirata, soprattutto all'inizio, nelle prime fasi e prima dell'ultimo giro. Eravamo a 7 secondi da Andrea e poi nella targa, la terz'ultima prova, abbiamo visto che faticavamo, abbiamo fatto una modifica al posteriore. Quindi diciamo coefficiente 1,5 per il campionato, molto importante. Ecco. E adesso spegliamoci le mani per applaudire i vincitori della 108ª Targa Florio, Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroen C3. Grazie mille, siamo estremamente contenti, è stato un weekend incredibile, una battaglia sul filo dei decimi con Gian Domenico e Lorenzo, bravi anche agli altri ovviamente perché sono tutti veloci, però noi abbiamo fatto un weekend super. La gara era anche valida per il Coppa Rally di Zona 9 e il Rally Dreamer TV era in terra siciliana per dare visibilità a tutti i protagonisti. Potevamo non farvi vedere il podio del CRZ? Potevamo non intervistare i primi tre? Nah, impossibile! Terzi assoluti nella classifica del Coppa Rally di Zona Giuseppe Nicoletti e Claudio Palermo su Peugeot 208 Rally 4. Onestamente siamo riusciti ad agganciare questo bel podio fuori dalle aspettative. Ieri la gara non è iniziata al meglio e non avevamo molto feeling con la macchina. Poi grazie al lavoro di squadra di ieri sera in assistenza siamo riusciti fortunatamente a trovare il giusto setup. Secondo gradino del podio per Pino Pic e Gianfrancesco Rappa in gara con la Skoda Fabia Evo. Siamo contentissimi, abbiamo fatto un bellissimo risultato, ci siamo divertiti tanto, prove bellissime, poi c'era la polizia che era la prova di casa mia con tantissimi tifosi ed è stato molto molto bello, grazie a tutti. Vincitori al Targa Florio 2024 nella classifica assoluta del Coppa Rally di Zona, Marco Runfola e Sergio Racuia su Skoda Fabia Evo. Beh, siamo molto soddisfatti, come dicevo poco fa è stato un fine settimana impegnativo perché ci sono state delle condizioni meteo che sono state variabili fin dai test. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare il giusto setup, però di prova in prova ci siamo andati sempre affinando e sono contento di questo risultato. Il traghetto sta per salpare e noi ce ne torniamo verso casa base. Ma per gli amici siciliani è solo un arrivederci a presto. Rally Dreamer, tanta roba!